Possiamo dare per scontato che fare i detective, così come anche i giornalisti, non è proprio la cosa più semplice del mondo, e lo testimonia il carico emotivo che si trovano sulle spalle i protagonisti di quest'opera nell'affrontare certi casi. Il lettore, pagina dopo pagina, comincia a sperare nel suo intimo che il racconto non sia reale, ma frutto di pura invenzione, morbosa distorsione, perversa cattiveria, sadico cinismo. Il girotondo delle Iene è un romanzo fin troppo interessante, crudele a volte, ma senza ombra di dubbio da leggere.